Voglio ricordare che adesso, se volete vedere la USA, venga qui un attimo, maestro. Un secondo, un'altra persona che si dà tanto da fare per la musica e per l'arte, perché poi dopo io i miei attori, le persone, normalmente li porto in giro con... cioè, lui mi dà l'opportunità di metterli in... così come dire, in scena, perché infatti adesso stiamo facendo dei concerti e i ragazzi della bussola poi li faccio lavorare con la musica. Buongiorno, sono Stefano Casaccia, e penso che mi conosciate, sono flautista e organizzo da 16 anni i concerti della Cometa. E qui, da 2 anni collaboriamo con Francesco, con grandissimo piacere, e con la sua scuola di attori, che vengono a illustrare alcuni dei nostri concerti. I concerti si tengono alla Casa della Musica il venerdì, il prossimo concerto, venerdì 15 novembre alle 20:30, avremo il duo chitarristico Tartini, accompagnato dalle poesie. Siccome fanno un repertorio romantico, ottocentesco, italiano e spagnolo, e Francesco ha pensato a metterci delle bellissime... Ci mettiamo appunto un po' di poesie e poi dopo, normalmente poi dopo peschiamo anche delle persone, ci sarà anche Anna Maria De Val che leggerà una poesia, sì, giusto? Ci saranno anche degli altri interventi nel concerto del duo Bortolini, pianoforte a 4 mani, dove verrà eseguito un pezzo di Margola che è intitolato Un piccolo tempio greco. Questa poesia non esiste, e l'ha creata la pianista, però verrà recitata sempre dalla scuola da Francesco, no, che era entusiasta, l'ha letta a prima vista, diciamo, quando l'ha avuta in mano, veramente con la sua grandissima sapienza. E l'ultimo concerto sarà un po' una contaminazione tra l'antico e il moderno. E sarà l'ensemble, il mio ensemble, Nuova Accademia, che però avrà un gruppo composto da percussionisti, violinisti e cantanti, e partiremo, faremo da Vivaldi e praticamente alla libera interpretazione di questa materia, Vivaldi, Rossini, Verdi, di cui appunto ricorre l'anniversario quest'anno. Io vi aspetto a tutti con grande piacere alla Casa della Musica, al prossimo concerto venerdì 15 alle 20:30. Grazie. Io vi ringrazio.